coloro i quali hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata, a partire da Paolo Ciofi, che insomma l'ha pensata e fortemente voluta, a tutti coloro che i quali hanno contribuito a realizzarla, una giornata in cui almeno io ho imparato moltissimo, e quindi diciamo questo per me è un motivo in più per ringraziare, anche perché diciamo a differenza di chi mi ha preceduto, io non ho chiaramente memorie in presa diretta, quindi per me ascoltare è quanto mai importante. Diciamo io sono venuta un po' dopo, oggi festeggio esattamente 19 anni di iscrizione alla Rifondazione Comunista, e diciamo per me è una diciamo stagione chiaramente politica diversa, quella in cui ho iniziato a far politica, ma insomma in cui il tema che ci stiamo ponendo oggi, ovvero la ricerca dei fondamenti del nuovo socialismo, è tutta ancora davanti a noi. Per cui io mi rivolgo a Berlinguer con lo spirito di chi gli pone domande dal presente, domande a partire da una ricerca politica in corso, e io sintetizzerei così anche, diciamo, sulla base delle relazioni e degli interventi che ci sono stati questa mattina, dell'intervento che faceva adesso Aris, che diciamo ringrazio perché la sua presenza nelle nostre discussioni è sempre molto importante. Io credo che la domanda che abbiamo davanti a noi sia quella, per dirla granscianamente, ancora attualissima della costruzione della rivoluzione in Occidente, e che questa domanda si incroci oggi col tema della costruzione della soggettività politica europea. E da questo punto di vista io credo che rivolgere alcune domande a Berlinguer sia quanto mai utile, per due ragioni fondamentali. Io ovviamente non entrerò nel merito di temi che sono già stati sviluppati, dico quali sono per me i due assi fondamentali su cui le domande di oggi incrociano la riflessione politica e ovviamente diciamo l'esperienza politica di Berlinguer. La prima, e la delineava secondo me molto bene Paolo, io ho il vizio di non dire i cognomi, comunque Paolo e Ciofi in questo caso, non entrerò anche qui nel merito, troppo nel dettaglio della terza via o della terza fase, ma insomma sicuramente diciamo di una nuova fase della rivoluzione in Occidente, di cui c'è bisogno non solo sulla base diciamo di quella che qui abbiamo chiamato terza fase, ovvero la necessità di superare sia l'esperienza della seconda e della terza internazionale, di una ricerca che appunto le superasse, e diciamo non solo come terza via diciamo fra socialdemocrazia e modello sovietico, ma diciamo più propriamente secondo me come ricerca di un nuovo socialismo anche all'interno di una mutata struttura del capitalismo. Questo per me diciamo è il tema e l'orizzonte di ricerca in cui si incontra Berlinguer, con particolare attualità anche diciamo con una capacità di intuire come dire, il salto di qualità del neoliberismo, e quindi diciamo la non contingenza di quella, lo diceva molto bene Heinz, di quella crisi, ma di quella crisi come diciamo un processo di ristrutturazione fondamentale all'altezza della metà degli anni 70. La seconda, diciamo, il secondo asse su cui si incontra Berlinguer è diciamo, l'individuazione di uno spazio politico, di una dimensione politica sul terreno della ricerca di una rivoluzione d'Occidente, è esattamente l'Europa. Il tema, diciamo, Europa intendo ovviamente non Europa occidentale, intendo Europa, e giustamente ci ricordava Alessandro appunto della conferenza dei partiti comunisti di tutta Europa e non soltanto dell'Europa occidentale. E quindi diciamo, mi soffermo brevemente diciamo su questi due punti, anticipando un elemento di tesi che non so diciamo se potrà essere condiviso o meno, ma diciamo che a un certo punto nella riflessione berlingueriana probabilmente il tema della via europea al socialismo, non è ovviamente espressione di Berlinguer, come dire, fa i conti con la necessità di fare un salto di qualità
rispetto alla ricerca della democrazia progressiva. Credo che questo sia il punto, diciamo, che ora io anche qui non entro nel merito del primo e del secondo Berlinguer, ma credo che, diciamo, la riflessione di Berlinguer, come dire, includa la necessità di questo salto di qualità. Per quanto, diciamo, riguarda il tema della terza fase o della nuova fase, anche qui riprendo quello che diceva Paolo Cioffi all'inizio della nostra discussione. Neoliberismo come modifica strutturale del capitalismo e quindi, diciamo, come esaurimento del ciclo, diciamo, dei 30 gloriosi, che noi poi avremo tematizzato chiaramente successivamente, ma che secondo me è la ricerca di un nesso fra socialismo e democrazia, o meglio, di un nuovo socialismo, perché poi appunto non è un nesso propriamente tra socialismo e democrazia, ma la ridefinizione del socialismo alla luce della definizione della democrazia come valore universale, quindi, diciamo, di una consustanzialità fra le due ricerche, nel momento in cui si incomincia a rendere evidente il divorzio tra capitalismo e democrazia. Credo che questo sia, diciamo, il punto e l'orizzonte di ricerca, diciamo, almeno dell'ultimo Berlinguer, con molta evidenza, diciamo, nel momento in cui appunto dimostra il proprio esaurirsi, proprio alla luce del divorzio tra capitalismo e democrazia, come dire, l'orizzonte socialdemocratico, si esaurisce la spinta propulsiva degli esperimenti socialdemocratici e dell'orizzonte progressista. E sono anche molto d'accordo con Paolo quando, diciamo, sostanzialmente si incomincia a mettere a tema non solo, diciamo, l'insufficienza del tema della redistribuzione senza porre a tema la questione dei rapporti di forza, e quindi, ma anche, credo, l'insufficienza del tema della rappresentanza nel momento in cui stesso Berlinguer incomincia a parlare della questione della partecipazione. Quindi, diciamo, è da questo punto di vista la ricerca di un nuovo socialismo, in questo senso intendevo, fa davvero un salto di qualità rispetto alla questione, diciamo, alla ricerca nell'orizzonte della democrazia progressiva, che ovviamente non è la stessa cosa della socialdemocrazia, ma, diciamo, per fare due esempi, io credo che ci sia una profonda differenza che tra il Berlinguer che subito dopo il Cile non solo, diciamo, lancia la strategia del compromesso storico, ma continua una ricerca di fondo di connessione fra masse popolari, cattoliche e socialiste. Questo, diciamo, è l'elemento, diciamo, di continuità, e quindi di continuità esplicitata da Berlinguer tra democrazia progressiva e compromesso storico. È il Berlinguer, diciamo, dell'alternativa democratica, che ci sia un'evoluzione profonda fra il Berlinguer che, ad esempio, diciamo, lo leggo dal versante della, diciamo, del tema delle soggettività, tra il Berlinguer che proprio alla ricerca di un nesso fra masse socialiste, popolari e cattoliche ha da fare i conti con un partito che, ad esempio, stenterà a prendere posizione immediata sul tema del divorzio, e il Berlinguer che nell'84, diciamo, in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, quello della settima conferenza delle donne comuniste, metterà pienamente a tema la questione, diciamo, della differenza femminile, e dello stesso Berlinguer che va a Mirafiori. Insomma, io credo che diciamo, ci sia appunto un'evoluzione profonda da questo punto di vista, e, diciamo, un salto di qualità nella ricerca teorica, determinata chiaramente dalla mutata contingenza storica e dalla mutata struttura del capitalismo. La seconda questione, diciamo, riguarda invece l'Europa. Qui sono già state dette moltissime cose, che quindi vorrei semplicemente un momento richiamare, perché probabilmente, diciamo, ecco, se le collochiamo in un arco temporale che va, diciamo, dai primi anni 70 ai primi anni 80, ci rendiamo conto di quanto quelle parole di Berlinguer, diciamo, siano non solo di stretta attualità, ma
siano ancora a indicarci un orizzonte di lavoro da fare rispetto al tema dell'Europa. Berlinguer parla di un ruolo autonomo dell'Europa sullo scenario mondiale, chiaramente diciamo, in quel contesto il ruolo autonomo dell'Europa è rispetto all'idea di distensione dinamica, del processo di distensione dinamica dell'Europa né antisovietica né antiamericana, ma che anche qui Berlinguer non si limita a definire diciamo, per differenza, ma pone già allora il tema di una necessità di una riforma profonda della CE e di una trasformazione democratica della CE e della necessità, questo poi più là, più diciamo nella fase del rapporto con Spinelli, come ben evidenziava Alessandro, di un, diciamo, di un'Europa in cui il Parlamento abbia un ruolo centrale anche nella definizione dei trattati, che non siano affidati diciamo, né alla Commissione né alla contesa tra i governi. Così come diciamo, tutto il passaggio, diciamo, che Berlinguer fa, e anche qui ringrazio Alessandro perché credo che abbia tematizzato molto bene il fatto che Berlinguer non solo, e qui è evidente diciamo, la relazione e l'influsso con Spinelli, ponga già allora il tema di una riforma delle istituzioni dell'Unione, ma consideri quel tema inscindibile dal tema diciamo, della costruzione di una dimensione europea della lotta di classe e quindi dal tema diciamo, dei rapporti di forza. Credo che questo sia un punto centrale che non a caso poi porta Berlinguer a distinguersi diciamo, da Spinelli sulla questione dello SME e sulla questione degli euromissili, come appunto ricordava Alessandro. Io credo quindi che l'incrocio diciamo appunto con Berlinguer su questi due assi fondamentali della nostra ricerca politica sia attualissimo, sia attualissimo perché noi adesso diciamo parlare dopo un compagno di Siriza per una compagna della sinistra italiana è sempre diciamo un po' complicato, in questa fase si rischia di diciamo di soffrire di complessi di inferiorità, però diciamo noi invece siamo molto fiduciosi sul fatto che riusciremo prima o poi a essere, come dire, anche noi protagonisti della costruzione di un movimento europeo contro le politiche di austerità e che al di là delle battute il tema sia per tutti noi quello della costruzione diciamo di una sinistra europea, quindi di una soggettività politica che abbia una dimensione continentale, e il tema sia per tutti noi di non lasciare sola la Grecia, non soltanto perché ci rendiamo conto che la partita che si gioca in Grecia non riguarda soltanto il popolo greco e quindi dobbiamo uscire diciamo dalla dimensione classica della solidarietà, e sappiamo tutti che la partita che si gioca in Grecia riguarda la possibilità o meno di aprire un varco, una breccia nell'orizzonte dell'austerità e di costruire un'Europa dei popoli e non un'Europa, come dire, della, diciamo, dell'austerità e della troica, ma credo anche che siamo consapevoli che l'andata al governo di Siriza non è la presa del palazzo d'inverno, nel senso che non basta quella dimensione lì del governo per risolvere il problema dell'Europa. Credo che noi siamo consapevoli oggi che l'andata al governo di Siriza è la sorta di un'occupazione di una casa matta, gramscianamente, che apre lo spazio per un'Europa in cui i movimenti, le lotte, le soggettività sociali, i conflitti si possano dispiegare con più forza. Quindi diciamo c'è una reciprocità, un rafforzarsi reciproco di quell'esperienza di governo con la costruzione di una dimensione europea del movimento contro le politiche di austerità. Sarò molto, io non so quanto tempo ho ancora a disposizione, però vorrei dire, perfetto, vorrei dire diciamo alcune cose riguardo quello che a nostro, che a mio avviso l'esperienza di Siriza ci fornisce come strumento di riflessione per la costruzione della sinistra italiana. O meglio, della sinistra in Italia e alcune cose diciamo sulla costruzione della sinistra europea. Io credo che l'esperienza di diciamo la vittoria di Siriza
rappresenti la rottura di un paradigma, che è, diciamo, ovviamente la rottura del paradigma del reason alternative, che ha, diciamo, è stato il paradigma egemonico, diciamo, almeno dalla Thatcher in poi, e che per me rappresenta, io sono molto contenta che Alexis Tsipras non dimentichi mai di rimarcare la continuità tra la sua esperienza di governo e il movimento No Global, le giornate di Genova, il movimento di Firenze. E peraltro mettendo in connessione come dire, le origini della diversità del comunismo italiano, Togliatti e Berlinguer, con una fase in cui i giovani compagni greci guardano all'Italia nel momento in cui si crea quella connessione forte fra, ad esempio, i giovani comunisti e il movimento di Genova. Proprio perché io penso che noi non possiamo non vedere la forte continuità che c'è tra quell'altra, l'idea di altra Europa possibile che nasce nelle giornate del Social Forum, ad esempio, di Firenze, e l'esperienza di governo di Syriza. Credo che Alexis sia il primo a essere consapevole di questo elemento di continuità. La seconda, diciamo, il secondo paradigma che si incrina è quello dell'austerità. Sappiamo che è una partita difficilissima, sappiamo che è una partita difficilissima in cui questo primo round ha portato quantomeno alla possibilità di prendere tempo e quindi di poter continuare a giocare una partita complicata, ma in cui già i primi governi, i provvedimenti del governo Tsipras ci parlano di un'inversione di tendenza radicale, dalla, diciamo, questione del ripristino dell'elettricità per 300.000 famiglie, alla questione del salario minimo, alla questione della privatizzazione del porto di Atene, insomma, di un'inversione di tendenza. Io credo che l'altro paradigma, diciamo, della cui, diciamo, di cui Syriza rappresenta la rottura è esattamente il paradigma socialdemocratico. Cioè io credo che la vittoria di Syriza si collochi in un contesto storico in cui, come dire, si è consumata la rottura tra capitalismo e democrazia, si è svuotata fortemente la funzione della rappresentanza e Syriza, diciamo, diventa una forza di governo esattamente perché consuma radicalmente la sua rottura col PASOK e costruisce il suo elemento di consenso nell'internità al conflitto sociale che si manifesta potentissimo in Grecia, pensiamo ai più di 14, credo, scioperi generali ci sono stati, l'occupazione di Piazza Sintagma in cui Syriza è soggetto protagonista del conflitto sociale ed è soggetto protagonista della costruzione di forme di mutualismo, l'abbiamo potuto vedere molto bene quando siamo stati in Grecia con le brigate Calimera, ovvero diciamo, della costruzione di un elemento di alternativa di società prima dell'andata al governo. Credo che anche qui, diciamo, rispetto ad alcune mode e tendenze che diciamo, attraversano la sinistra italiana, facciamo come la Linke, il Front de Gauche, Podemos, Syriza, ovviamente non ci sono paradigmi e modelli da importare, tout court, però io ritengo, anzi, diciamo, ci sono paradigmi appunto da declinare, però ritengo che, diciamo, l'esperienza di Syriza ci dica cose molto importanti sia sul terreno delle alleanze sia sul terreno dell'unità, che sono, diciamo, due questioni spinosissime nella storia degli ultimi 20 anni della sinistra italiana. Stando proprio al significato di Syriza, coalizione della sinistra radicale, credo che il divenire forza di governo di Syriza ci ricorda che essere, diciamo, che la radicalità non è sinonimo di minoritarismo. Syriza diventa forza maggioritaria esattamente perché è una forza radicale. E che il tema della sinistra di governo non è un tema riconducibile al tema delle alleanze politiche, anzi, appunto, Syriza diventa forza di governo e quindi diciamo, non traducibile nel, diciamo, in Italia con la questione del centro-sinistra, Syriza appunto diventa forza di governo alla luce di una lettura, di una rottura. Concludendo, credo che questo sia per noi un punto importante per la costruzione di una sinistra italiana che sappia costruire consenso, o meglio, costruire egemonia
a partire dal conflitto, dall'internità al conflitto, dal lavoro per modificare i rapporti di forza, dalla capacità di costruire nuove pratiche di mutualismo, dalla sua capacità di ricomporre il blocco sociale. Io penso che appunto l'idea di unità che ha portato avanti Tsipras come unità di ciò che il neoliberismo ha diviso sia esattamente il lavoro politico che dobbiamo fare, e che dobbiamo fare, e su questo davvero chiudo, avendo ben chiaro che è impensabile la costruzione di una sinistra che non sia costitutivamente calibrata sullo spazio europeo, ma anche che, e lo dico questo soprattutto per noi in Italia, anche diciamo impensabile la dimensione della costruzione di una sinistra che non sappia essere e non sappia divenire nazionale popolare. Credo che il tema del nazionale popolare, ovvero per noi della costruzione di una forma dell'organizzazione che faccia fino in fondo i conti con le peculiarità della società italiana e delle sue trasformazioni, con una società che rispetto ad altre società europee è molto più americanizzata, che ha attraversato 20 anni di berlusconismo e anti-berlusconismo, che è stata diciamo devastata nella cultura politica dalla logica del maggioritario e dalla logica del bipolarismo. Io credo che noi dobbiamo fare i conti con tutto questo. Chiudo davvero dicendo che per me il tema oggi è quello diciamo classicamente dei rapporti di forza, diciamo, di cui dovrebbero, insomma, su cui dovrebbero interrogarsi coloro i quali oggi contrappongono la coalizione politica alla coalizione sociale. Il tema oggi è il fare società come passaggio ineludibile del fare politica. Il tema oggi è quello dell'incrocio delle lotte, della connessione dei conflitti. Se dovessi dirla in termini ipersintetici, io direi che il tema non è soltanto quello della costruzione di una forza politica, ma della costruzione della forza politica dei subalterni. Questo è il tema che noi abbiamo di fronte in Europa, e questo tema non si affronta se non a partire dalla dimensione dell'alterità. Che intendo per alterità? 20 anni fa noi abbiamo perso, o meglio, più di 20 anni fa ormai, assolutamente, diciamo ai primi anni 80, abbiamo perso una partita importante nella sinistra italiana, quella che contrapponeva Craxi a Berlinguer, ovvero i gruppi dirigenti della sinistra italiana hanno progressivamente introiettato quella ideologia della governabilità che ha portato i gruppi dirigenti maggioritari della sinistra italiana a diventare interni alla logica del neoliberismo e della governance. Su questo terreno si sono consumate, diciamo, più o meno tutte le scissioni, e così come sul tema del governo e delle alleanze di Rifondazione Comunista. Credo che il tema invece sia quello, diciamo, della connessione fra sinistra e alterità, dell'alternativa democratica. La dico, diciamo, chiudendo così con Gramsci. Io credo che noi oggi, per costruire una sinistra egemone, abbiamo bisogno di ripraticare gramscianamente lo spirito di scissione.